Ciao a tutti, coach, in questo nuovo video dove siamo in un nuovo episodio della carriera allenatore su FIFA 18 con la nostra Inter. Allora, nello scorso episodio, grandissimo episodio direi, due ottime partite che sono finite per fortuna bene per noi, nel senso che abbiamo battuto 2-1 il Chievo e 3-2 la Juventus. Guardatevi il derby d'Italia perché è stato spettacolare. E siamo lì al pari della Juventus, appunto, con il Napoli lì vicino, quindi facendo anche un passo falso rischieremmo di farlo avvicinare troppo. Andiamo subito a giocarci la partita contro l'Udinese, la prima di questo episodio. Poi non so chi affronteremo, vedremo poi. La formazione io metterei Brozovic al posto di João Mario, che è leggermente ma proprio poco stanco, e quindi in caso lo facciamo entrare. Mentre per il resto siamo a posto così. Come vedete fuori Miranda e Meyer, non una gran cosa. Meyer, se non sbaglio, 3 settimane, se non ricordo male. Per il resto credo che metto Vesino qui tra le riserve, sì, forse sì, Pinamonti non credo che lo farò giocare contro l'Udinese, anche perché abbiamo già Gabriel che dobbiamo far crescere, ma Pinamonti prima possibile cercherò di mandarlo in prestito, che secondo me cresce anche abbastanza, quindi speriamo che arrivi qualche offerta, sempre se non l'abbiamo già venduto in prestito. Non so se sono già arrivate offerte, se ne andrà a gennaio, non mi ricordo a dire la verità. Comunque ci vediamo in campo per questa prima partita dell'episodio contro l'Udinese. Gagliardini. Sané sulla fascia. Attenzione alla finta. Sané dentro. Per Icardi, non ci credo. Non l'ha stoppata. Purtroppo non sono riuscito a fare il tiro di prima, ma almeno mi aspettavo un buon calcio, stop. Spera di ripetere ovviamente la prestazione positiva e la vittoria contro la Juventus. Attenzione invece qui al colpo di testa di Ryder, palla fuori. Gagliardini, attenzione a Gagliardini. Si è inserito Sané. Sané! Eccolo il gol dell'Inter con l'eroe Sané. Grande scambio con Gagliardini. E finalmente la sblocchiamo. Sembrava una partita quasi maledetta perché si gioca praticamente solo a centrocampo, pochissime occasioni. E questa è la prima vera occasione da gol con Sané che non sbaglia davanti al portiere. Ha fatto anche un ottimo movimento Icardi che ha portato via un centrale, se non sbaglio. Attenzione, bel inserimento di Icardi. Ho visto anche Gagliardini. Grande il gol del 2-0 di Gagliardini. Veramente grandissima azione dell'Inter. Inserimento di Icardi che poi si ferma. Guarda chi arriva e mette lì un filtrante perfetto per il raddoppio di Gagliardini. 2-0 Inter. In pochi minuti siamo riusciti praticamente a chiudere la partita quasi. Attenzione a Bajic, il tiro, Andanovic, mamma mia che parata. Ryder, attenzione, la palla in mezzo per il tiro di Barak. Samir Andanovic salva di nuovo l'Inter, grandissima parata anche questa. Prova l'avanzata l'Inter. Brozovic, attenzione, inserimento di Icardi. Icardi davanti al portiere e la strachiude qui. 3-0 Inter. Ci mette anche lui la firma, Mauro Icardi, che non fa solo assist in questa partita, ma anche in generale in questo campionato sta facendo veramente tanti assist. Ma come ha appena dimostrato, continua a segnare con il 15° gol addirittura in Serie A. E finisce qui 3-0 Inter contro l'Udinese. Grandissima partita da parte dell'Inter, anche se non è stata molto, molto emozionante. Ci sono state poche occasioni, come vedete, tiri 9, vabbè, però pochi pericolosi, molti usciti di tanto, tipo quelli di testa. Non ha mostrato molto questa partita come highlights, perché ci sono stati gol e qualche, ma poche occasioni dell'Inter e anche dell'Udinese, soprattutto nel secondo tempo, ma in generale poca cosa. Quindi vediamo, se sarà così anche questa potrei fare anche una terza partita in questo episodio, vediamo. Intanto salgono sia Icardi che Gabriel, ottima cosa questa. Finiamo qui, offerta per l'Australia, la lasciamo perdere. Per il momento non mi interessa allenare una nazionale, ancora non ha giocato la Juventus, ma nessun altro. Vediamo cosa avranno combinato, se c'è la possibilità di saltare a più 3 dalla Juve. Anche se non lo so, in caso di sconfitta, ma è abbastanza difficile come cosa. Vediamo un po', e infatti ha vinto là il Milan terzo, ha superato il Napoli ha perso, incredibile.
e il Milan 4-1 con l'Atalanta ha battuto il Napoli che ha perso 2-1 col Torino. Ok, interessante. Tanto Berni no, non gioca assolutamente. Scadono a breve questi contratti. Direi che è il caso di andare a rinnovare quelli che ci interessano, non tutti. Tipo, no, allora, io intanto vi dico già che a gennaio ridarò Cancelo al Valencia e soprattutto me lo vado a ricomprare perché come sapete è in prestito, quindi faccio una roba del genere che è più conveniente perché sicuramente crescerà anche nei mesi successivi e quindi poi lo pagheremo molto di più. Qui vabbè, io posso fare 3 anni a Santon, ma non è che ci interessa molto. Glielo rinnovo solo perché in caso di vendita ci posso guadagnare qualcosa, quindi preferisco non perderlo a zero. Come stipendio gli do buon 70.000. Dovrebbe accettarlo subito. Sì, perfetto. Bene, rinnovato Santon, ma quello che volevo rinnovare è più Miranda. Anche se sta calando mica poco, però lo andiamo a rinnovare immediatamente perché ci servirà anche il prossimo anno. Dipende da come saremo messi con i centrali. Faremo anche magari qualche acquisto a parametro zero a gennaio. Ok, qui ci chiede cruciale, lo facciamo cruciale, va bene. Io tento sempre qualcosa in meno, se è possibile. 3 anni anche per lui, dovrebbero andare bene. Tanto 3 anni non so neanche se li faremo in questa serie. E lui ci chiede un bel po' di roba, tipo il bonus lo rimuovo subito, questo lo tolgo e gli do un po' più di stipendio. Di solito così dovrebbe accettare, e infatti alzando lo stipendio di solito i bonus non li chiede più neanche, quindi perfetto. E Berni non mi interessa assolutamente rinnovare. Andiamo a giocarci allora la partita col Sassuolo, successivamente ci sarà la Lazio come ultima giornata del girone di andata. Poi ditemi voi, magari cominciate già dal prossimo episodio a darmi qualche consiglio sui possibili acquisti da fare a gennaio, come per il calciomercato. Ancora Meyer non ha recuperato, sì, giustamente direi. E stavolta la formazione, sì, direi che così può andare bene. Tanto c'è tra una settimana la prossima. Anzi, io faccio giocare, voglio provare a fare questo cambiamento e far giocare questo modo, appunto, Sané da COC, anche se non è un suo ruolo, però visto che rende abbastanza bene. Gabigol e Pulisic lo metto a sinistra, sì, ok. Gabigol lo metto a destra. Direi che così, piccolo turnover, faccio giocare anche Gabigol e Pulisic, vediamo come va in caso ci sono i titolari in panchina e li inseriamo. Come sempre, forza Inter. Bella azione dell'Inter con Sané, non ci credo, l'ha sbagliata. Incredibile occasione, poi si bugga, però vabbè. Occasione incredibile per l'Inter, guardate lì la presa d'esterno, clamoroso. Però grande azione, tutta di prima, che ha mandato Sané davanti al portiere, che comunque avete visto già un'ottima occasione gli è capitata. E da COC secondo me rende un po' meglio rispetto che da esterno, non so perché. Perché l'avevo provato anche in FIFA 17 e andava bene pure d'esterno. Qui invece rende un po' meno. Magari è solo il periodo, vedremo se si riprenderà. Sané. Attenzione qui a Pulisic sulla sinistra. Prova il tiro! Che gol di Pulisic! 1-0 Inter! Un po' a sorpresa, non mi aspettavo veramente questo tiro spettacolare, perché guardate, si ferma, rientra sul destro e poi tiro a giro sul palo interno. Gol spettacolare di Pulisic. Christian Pulisic, secondo gol in Serie A con la maglia dell'Inter. E 1-0. Attenzione qui, cosa ci fa Coman a Sassuolo? Che tira alto di poco. Occasione Sassuolo con Coman. Clamoroso. Coman, guardate qua. Per poco non ci segnava a Sassuolo poi. Cosa ci fa Sassuolo Coman? Spero sia in prestito un giocatore del genere a Sassuolo. Attenzione qui, incredibile. La palla sul palo. E ci salviamo.
Veramente occasionissima per il Sassuolo. Non so bene cosa sia successo, ma adesso cerchiamo di partire un contropiede con Gabriel per Mauro Icardi. Ah, era scattato Pulisic, ce l'ho visto troppo tardi. Gabigol, che si è visto poco finora. Attenzione a Gabigol, il tiro a giro, consigli. In effetti il tiro era un po' centrale. Icardi. Ah, è scattato Perisic, forse in fuorigioco. Attenzione a Perisic, palo. E non era fuorigioco. Palo incredibile di Perisic. Recupera il pallone con un attenzione a Sensi per Magnanelli. Attenzione Magnanelli. Incredibile questo. Cos'era, un tiro? L'ultima occasione del Sassuolo finisce qui, come la partita che vinciamo 1-0, un po' sofferta, ma neanche troppo, perché non è che il Sassuolo ha avuto occasioni. Come vedete, vabbè, 5 tiri, ma non pericolosi. Anche questa partita un po' senza chissà quante emozioni. C'è Juventus-Roma, tra l'altro, guardate lì. Napoli ha battuto la Sampdoria. Mentre noi ci andiamo a giocare in questo episodio la partita contro la Lazio, l'ultima del 2017 e l'ultima del girone di andata. Intanto che Sané aumenta e sale all'84. Bene così, grande Sané. Stanno aumentando veramente in tanti. Gabriel ha preso anche una A, quindi ottimo. Napoli è tornato, guardate lì, sopra il Milan. Milan a quanto pare ha perso. E adesso ci andiamo a giocare un bel big match, anche se non si direbbe guardando la classifica, perché la Lazio non so dove sia, adesso lo vediamo. E partita importante, perché potrebbe essere uno scontro diretto nel caso la Lazio cominciasse a vincere ogni tanto, a fare qualcosa, tornare magari un po' su in classifica, perché così mica tanto big match. E finalmente è tornato Meyer. Bene, grande Meyer. Vediamo dov'è la Lazio in classifica. Nona, ok, mentre la Roma è lì, ok, risalita abbastanza, bene. L'Atalanta è in zona retrocessione, incredibile. Mentre adesso Inter-Lazio, partita importante come già detto. Direi che ci andiamo con la formazione titolare, però non voglio ancora rischiare Meyer. Non voglio ancora rischiarlo. Sapete che Sané in quella posizione non mi dispiace. Che io quasi quasi lo rimetto. Faccio la stessa formazione di prima, a parte per Perisic, che lo tengo lì, e Gabriel in fuori lo lascio fuori. Non mi ha convinto molto Gabriel. E direi che così ce la possiamo anche andare a giocare. Perfetto. Con i titolarissimi, a parte quel cambio con Sané, che senza Meyer lì forse è il caso di mettere lui, perché non abbiamo altri trequartisti. In effetti sì, Borja Valero potrei mettere, che lui è un trequartista, però forse è meglio da mediano lui. Quindi, come sempre, forza Inter, andiamoci a giocare Inter-Lazio. Attenzione dentro, a Immobile, che sblocca la partita con il gol dell'1-0. Immobile, in effetti questa è anche la sfida tra Immobile e Icardi. E qui se lo sono persi, purtroppo. 1-0 Lazio, la sblocca Immobile. Sané, attenzione a Sané in area, prova il tiro Marchetti. Lazio che prova a attenzione a Zuba. Dentro ancora Immobile. Palla fuori. Altra occasione Lazio. Purtroppo noi non stiamo riuscendo a creare molto, a dire la verità. Però dobbiamo assolutamente recuperare questo risultato. Possesso palla, norma del vantaggio. Occhio al contropiede. Attenzione dentro per Icardi. Il gol di Icardi. Grandissima azione dell'Inter. E pareggio dopo 36 minuti. Torniamo in partita con questa grandissima azione. Certo è. Conclusa con il tiro di Icardi, e finora i due bomber si sono fatti sentire. Icardi e Immobile, 1-1 tra Inter e Lazio. Immobile prova l'altro tiro. Aldanovic sembrava quasi superato da un tiro abbastanza lento, ma poi per fortuna riesce a respingere il calcio d'angolo. Vediamo questo angolo, Martinez riesce a spazzare. Sané, attenzione a Sané, il tiro! Incredibile, l'ho vista quasi dentro. Occasionissima Inter con Sané. Sané, attenzione a Sané. Sané, il gol di Sané! Dopo essersene andato da solo, senza molti contrasti a dire la verità. 2-1 Inter, che la ribalta così. Grandissima azione personale di Sané, che è scattato. Poteva anche darla a Perisic, che era tutto solo, ma anche così direi niente male, perché la mette, non dico all'incrocio, ma quasi.
dove sicuramente non poteva arrivare Marchetti. Intanto esce Lulic e entra Parolo. 2-1 Inter, e difendiamo il risultato a questo punto, perché è veramente ottimo. Trova la magia di tacco. Mamma mia, che azione dell'Inter! Di tacco e di prima, il gol! No, non ci credo! Volevo dire il tiro comunque. Purtroppo mi è scappato da dire gol ed è stata una mezza gufata. Mamma mia, Sané! Che occasione incredibile per l'Inter. Interessante per Icardi. Perisic, la finta. C'è dentro Sané, il tiro! Non ci credo! Anche questa è uscita di pochissimo. Intanto facciamo entrare Gabriel al posto di Pulisic. Sané. Attenzione al cross per Mauro Icardi. 3-1 Inter, e l'abbiamo chiusa qui con il gol di Mauro Icardi. Assist perfetto di Ivan Perisic e altra grande azione dell'Inter. Facciamo entrare Brozovic per questi ultimi minuti, ma che anticipo che ha fatto Icardi al difensore della Lazio, che sembrava lui in anticipo, invece è riuscito con questa doppietta a chiudere la partita. D'Albert, bello il cross per Gabriel che la respinge dall'altra parte del campo, non ci credo, cosa ha fatto? Perisic, c'è di là Gabriel, attenzione per Sané, non ci credo, non ci credo. Altro errore davanti alla porta di Sané, poteva tirare, vero, Gabigol, ma ho visto Sané lì libero e gliel'ho passata, purtroppo è andata male. Finisce qui 3-1 Inter, grande prova dell'Inter in casa contro la Lazio, che di solito a San Siro è sempre un pericolo, un grande pericolo. E stavamo rischiando un po' all'inizio perché la Lazio ci ha segnato subito e inizialmente non riuscivamo a metterla a posto. Poi ci ha pensato Icardi a pareggiarla e poi Sané e successivamente l'ha chiusa ancora lui Icardi con la doppietta. Ok, prossimo episodio, si inizia il calciomercato, si comincia a vedere qualche affare a parametro zero per la prossima stagione, perché il mercato di gennaio serve soprattutto a questo. Vediamo chi possiamo prendere, io comunque metto già un osservatore, lo inizieremo nel prossimo episodio comunque. Il mercato, metto qua nuovo osservatore, attributi direi da prima squadra. Se no ci trova tutti quelli in scadenza che ci sono nel mondo. E quindi forse non è il caso. Ok. 16:35, facciamo 18, 32, 31. Per non fare anche troppo vecchi, più che troppo giovani. E vediamo se c'è già qualcuno. Sì, qualcuno già lo vedo. E magari un Lamela. Diciamo che a parametro 0 non sarebbe male, eh. Wamata, 29 anni, non lo so. E anche Barclay, c'è già nei preferiti, perfetto. Barclay a parametro 0 sarebbe forse un ottimo acquisto, però vedremo. Cominciate magari voi a darmi qualche consiglio sul calciomercato. La Juventus ha vinto ancora, eppure il Napoli, se non sbaglio. 3-1 col Verona, noi 3-1 con la Lazio. Sicuramente più difficile la nostra partita, ma ovviamente siamo lì, speriamo di continuare bene anche nel girone di ritorno. Ah, a proposito, siamo campioni d'inverno. Non ci avevo pensato, siamo campioni d'inverno a pari con la Juve, ottimo così, e di solito chi è campione d'inverno vince lo scudetto. Vedremo se sarà così, speriamo bene per questa stagione. Ci vediamo allora nel prossimo video, anzi no, prima un saluto da fare che è per Andy, un saluto e grazie per seguirmi, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!